e dove stiamo andando, è drammatica la situazione. E ritornerò alla fine su questo problema dell'ambiente perché lo ritengo importante. Perdonatemi allora se io sono qui anche in rappresentanza davvero di questo cammino che abbiamo fatto. Sul referendum siamo già tornati. Quello che mi fa davvero male in questo momento è vedere non soltanto il fatto che né la legge di iniziativa popolare né il referendum siano stati presi seriamente in di petto, direi, dal Parlamento, dai governi, ma la cosa grave è che l'attuale governo, il governo Renzi, sta andando in tutt'altra direzione, e anche questo è stato menzionato. A me fa davvero male poi sia Sblocca Italia, sia la Spending Review. La logica è quella delle privatizzazioni. So che questa è la logica internazionale, si sta preparando il TTIP, si sta preparando il TIS, che sarà ancora più pericoloso il TIS del TTIP, e questa è la logica che suona, ma io non la posso accettare, e il popolo italiano ha detto che sull'acqua non la può accettare. Allora perché questo? E